Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete non sono a casa mia, non sono in Arabia Saudita, sono in una casetta insomma nel Piemonte del Sud che abbiamo affittato per questi giorni e ne sto approfittando per registrare anche qualche video così da avere del materiale diciamo registrato in Italia per quando poi torno in Arabia. Allora, vi ho già accennato ma ve lo dico anche qua per chi non avesse visto magari il video precedente, il vlog su Instabull. Praticamente cambieranno un po' di cose qua sul canale, quindi dovrò smettere di fare collaborazioni, non potrò più fare vlog. Cercherò comunque di tenervi compagnia in altri modi. E niente, quindi tutto qua, quindi questo diciamo è il grosso cambiamento che avverrà qua sul canale per un po' di tempo, poi si vedrà un attimino come si assesteranno le cose, se cambieranno delle cose, e questa cosa è dovuta a dei cambiamenti che ci sono stati all'interno del paese dove abito, che è l'Arabia Saudita, e quindi niente, ho dovuto cambiare, apportare dei cambiamenti al canale. Comunque spero di riuscire comunque a tenervi compagnia in altri modi. Allora, il video di oggi è un video unboxing, è un doppio unboxing di Prada. Sì, un doppio unboxing di Prada. Ho questo e questo, quindi... Allora, in realtà uno non è propriamente di Prada, è di Miu Miu, però insomma siamo... Insomma, comprato nel negozio di Prada a Serravalle, perché non so ancora se andrà online prima di questo, dopo questo, il vlog, insomma, dei giorni che ho fatto, sto facendo qua in Italia. Però sono stata anche a Serravalle. Ho colto l'occasione, diciamo, che mio marito aveva un pranzo con i suoi ex colleghi e io, siccome qua siamo in una zona abbastanza vicina a Serravalle, ne ho approfittato per farmi un giro là, e ero andata là in realtà per comprare il regalo di compleanno di Andrea, però poi ho trovato le sneakers, mi servivano delle sneakers bianche e allora ho fatto che comprarle, e questo vi ho spoilerato cosa c'è dentro il pacco di Prada Serravalle. L'altro invece è una cosa completamente non inaspettata, ma diciamo che questa è la, insomma, una sorta di conclusione della mia collaborazione con Vestiaire Collective, perché ripeto, purtroppo non posso più fare collaborazioni, quindi mi spiace tra l'altro un sacco, perché sapete che io parlo spesso di lusso usato, borse usate, eccetera eccetera, e quindi la collaborazione con Vestiaire Collective era veramente non so, mi sentivo veramente fortunata ad averla ottenuta, e purtroppo dovrò dire addio anche alla collaborazione con Vestiaire Collective, quindi questa è un po' la conclusione di questa collaborazione con Vestiaire Collective. Comunque, allora, a parte questo, torniamo al nostro unboxing. Allora, partiamo dal primo pezzo. Voglio farvi vedere il pezzo che vi ho già spoilerato, che appunto l'ho preso nel negozio di Prada di Serravalle. Allora, come dicevo, è di Miu Miu, e su questo ho fatto il tax free. Come dicevo, sono un paio di sneakers bianche, e ragazze, mi sono innamorata di queste sneaker. Sono sneaker semplici, quindi niente di particolare, però hanno il tocco Miu Miu, quindi sapete che Miu Miu ha sempre un tocco un po' particolare, e niente, quindi queste sono le scarpe che ho scelto. Sono semplici sneakers bianche, però hanno quel dettaglio in stile Silvia con i glitterini, quindi le ho prese fatte in questo modo. Vedete, hanno questi glitter argentati qui e sul nero, e davanti hanno semplicemente la scritta Miu Miu. Queste credo che diventeranno proprio il mio passepartout, soprattutto sapete che quando sono a Kaust la maggior parte delle volte sono vestita in modo abbastanza sportivo, quindi magari con i jeans, e queste sono perfette. Hanno il glitter anche sulla parte interna, e niente ragazzi, io mi sono letteralmente innamorata. Adesso quando le sneakers bianche mi fanno sempre un effetto un po' strano, perché quando sono così bianche mi sembrano quasi finte a vederle nei piedi, non so come mai, ma insomma il bianco così durerà veramente poco, immagino. Ve le faccio poi vedere magari indossate, anche perché oggi cercherò di fare delle foto magari con queste sneakers, così ve le faccio vedere anche indossate. E niente, le ho pagate, adesso ve lo dico subito perché non me lo ricordo esattamente. Allora, vediamo un po' se c'è il prezzo. No, non ho... Ah sì, aspettate, il prezzo è qui. Costavano, mi sembra, erano in special price, quindi le ho comprate a 248, erano in offerta 248, però appunto faccio il tax free, quindi dovrebbero ritornarmi indietro una trentina di euro più o meno. E niente, sono stracontenta perché mi piacciono veramente tanto, e non avevo mai avuto un paio di scarpe di Miu Miu e le ho sempre volute, quindi sono veramente contenta di questa cosa. Poi passiamo all'altro, che so già che era quello che aspettavate, forse più delle scarpe di Miu Miu. Allora, questo qua, come dicevo, arriva da Vestiaire Collective, e sì ragazze, è una borsa.
Adesso sapete che io non amo particolarmente tergiversare e ritardare gli unboxing, quindi faccio direttamente questo unboxing e avete capito che si tratta di una Prada Red Edition 2000 in nylon, in questo colore bellissimo rosa. Mi piaceva veramente tanto, l'avevo vista, allora in realtà è un po' colpa di Alessia di Selvaggia May, l'ho vista da lei, a parte che lei ha una collezione di Prada Red Edition 2000, tipo 6, 7, una roba di questo genere, e poi mi sono innamorata letteralmente di questo colore. Sapete che io già quest'estate stavo cercando una borsa, una sul viola e una sul fucsia. Quella viola alla fine ho preso quella di la pochette di Saint Laurent, di su cui vi ho fatto appunto il video, e tra l'altro probabilmente la vedrete su Instagram indossata insieme a questo vestito, perché l'ho preso praticamente apposta da abbinare con la Saint Laurent viola. E comunque tra l'altro mi sono anche resa conto che non sta neanche male con questa Prada nylon. E niente, tra l'altro questa qui, adesso io c'ho ancora su l'etichetta di Alessia Collective, una ragazza che si chiama non so come si pronuncia, Tiffane, non lo so, l'ha controllata. Io questa borsa, come al solito, sapete che quando compro su Vestiaire Collective o comunque in generale nel mondo second hand, faccio sempre una autenticazione preliminare prima dell'acquisto e poi ne faccio una seconda quando l'acquisto è arrivato. Quindi questa qua è stata autenticata due volte, la prima volta da Vestiaire Collective e la seconda da me su Authenticate First. E siccome questa storia di Authenticate First so che interessa tanti, vi lascio magari da qualche parte il video in cui vi spiego come faccio l'autenticazione. Vi do due opzioni, un'autenticazione gratuita e un'autenticazione a pagamento. Quel video secondo me è stato accolto non troppo bene, non so, forse c'è ancora un po' di come dire, forse ci sono tante persone che ancora non effettuano l'autenticazione quando acquistano lusso second hand, e secondo me è importantissimo. Quindi secondo me quel video mi aspettavo che venisse accolto in modo un pochino più intenso, tra virgolette, nel senso che è comunque un argomento importantissimo. Quindi io ve lo rilinco qui, magari ve lo linko anche su Instagram, perché secondo me l'autenticazione non è mai da skippare. Comunque insomma, parliamo un attimino della borsa. La borsa appunto è in questo colore rosa ed è praticamente in perfette condizioni. E ripeto, questo ho pagato soltanto una percentuale, perché Vestiaire Collective mi aveva dato un buono diciamo da spendere sul sito, e io quindi praticamente ho pagato solo la differenza, quindi l'ho pagata veramente poco questa borsa, e niente, il resto l'ha pagato Vestiaire Collective, diciamo. E niente, mi piace tantissimo, è veramente super carina, quindi aspettatevi degli outfit con questa borsettina. E tra l'altro non mi sarei mai aspettata di comprare questa borsa in nylon, perché preferisco di solito le borse in pelle, ma ho detto, se non la prendo con questa collaborazione con Vestiaire Collective non mi capiterà mai più di comprarle, quindi ne ho approfittato. E niente, ragazze, l'adoro, quindi aspettatevi dei video, delle foto, insomma qualcosa su Instagram riguardo a questa borsa. E niente, io chiudo qua questo video, perché sapete che mi piacciono gli unboxing brevi, insomma, e intensi, e spero che vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Allora.